Merano ha dovuto arrendersi alla formazione del Coversano, ma quest'oggi tra le mura amica sarà sicuramente un altro Merano. Rubiera d'altro canto che affronterà questa partita anche con l'incognita del viaggio, c'è stato qualche problema col pulmino, infatti la partita inizia con qualche minuto di ritardo. La squadra è arrivata poco prima del fischio d'inizio, non ha neanche potuto scaldarsi tutti quanti. Vedremo ora come l'allenatore disporrà in campo i giocatori. Sembra essere tutto pronto, manca il fischio dell'arbitro. Ecco il fischio, si comincia. Secchia Rubiera nella tradizionale maglia rosso-blu, maglia totalmente nera per il Merano. È Bonassi a gestire l'attacco dei rosso-blu. Un malinteso, recupera il pallone, attenzione sulla linea, prova a girarsi Pedretti. Stesso Pedretti che va a scaricare Oleari. Ancora Bonassi, Bonassi cerca di trovare un varco, si libera il tiro e c'è la prima parata. Ed è Meletti a dire di no. Intanto dall'altra parte Luca Stricker, scarico all'ala per Nathan Guy, vede uno sfondamento l'arbitro, recupera palla Rubiera, ancora Bonassi, Oleari, Oleari uno contro uno, scarico per Pedretti, non trova il varco per girarsi. Versakov, Santilli, ancora Versakov, Bonassi, Pedretti, Oleari, provano a muovere il pallone i giocatori del Secchia, ancora Bonassi uno contro uno, Freund lo ferma energicamente, Oleari ed è la prima rete, si sblocca così anche il Rubiera col numero 10, Oleari. Tanto siamo già dall'altra parte con Coelho. Un altro sfondamento per i Diavoli Neri, questa volta fischiato a Petricevic. Veloce l'altra parte Rubiera con Pedretti solo sulla linea dei 6 metri e 2 minuti anche a Luca Stricker, se mi ha visto bene, Andy Stricker scusate. Si accomoda in panchina il pivot meranese. Dunque Rubiera 2, Merano 0. Merano che giocherà come di consueto l'inferiorità numerica senza il portiere. Posto di Andy Stricker al posto di pivot Cascone, nuovo acquisto arrivato in estate a sostituire l'infortunato Tommaso Romei. Coelho intanto, Stricker, ancora Coelho, si alza Coelho, palla a destra, portiere a sinistra e prima rete per i Diavoli Neri. Siamo già dall'altra parte, prova a recuperare il pallone Freund, Bonassi, Versakov, Bonassi ancora, giocano col doppio pivot, scarico all'ala, tutto chiuso, deve ripartire Bonassi e ancora una volta Versakov fermato. Santilli, Santilli dall'ala e ancora una volta Meletti a dire di no.
inizia la grande giovane portiere meranese. Oggi schierato forse un po' a sorpresa al posto di Lorenzo Martelli. Una scelta che per il momento sta parando. Già due parate per Meletti. Intanto dall'altra parte Petricevic prova a costruire qualcosa. Ancora 16 secondi di inferiorità numerica per il Merano. Gascone intanto e va a segnare la sua prima rete alla Carvol Halle. Bonassi intanto, Oleari, ancora Meletti a dire di no, Freund tutto solo, può andare in contropiede, Freund spreca malamente, aveva recuperato molto bene il pallone, ma poi non è andato convinto alla conclusione, quindi il risultato rimane inchiodato sul 2-2. Oleari. Ghiotta occasione sprecata in contropiede dal Merano. Bonassi. Versakov. Scarico per Pedretti. Pedretti prova un tiro improbabile. Palla che si spegne sul fondo. Coelho scarica per Nathan Gai. Gai. E ancora una volta il portiere, ma attenzione, recupera il pallone Andy Stryker, più veloce di tutti a fare suo il pallone dopo la splendida parata di Vuljovac. E dunque primo vantaggio per il Merano. Bonassi, Oleari, ancora Bonassi, scarico dall'ala, Oleari, Santilli e Pedretti tutto solo sulla linea. Difesa del Merano ancora da registrare, già terza volta che Pedretti si trova tutto solo sui 6 metri. Tanto Petricevic, scarico per Freund, ferma tutto Luca Stryker, vuole ragionarci su. Inizio un po' contratto per le due formazioni, tanti errori da una parte e dall'altra. Petricevic, scarico per Stryker, Andy Stryker, seconda marcatura per lui. Merano 4, Rubiera 3. Oleari intanto salta secco il Stryker. Arbitro un po' insicuro, voleva ammonire Stryker, ma si è accorto che non poteva ammonirlo in quanto aveva già avuto 2 minuti. Ci ha ripensato. È andata bene al numero 11 del Merano. Pedretti ancora, prova ancora una volta il tiro. Il palo e Meletti gli dicono di no. Petricevic. Petricevic scarico per Gai, Nathan Gai dall'ala. E questa volta è fortunato Nathan Gai. Con un pizzico di fortuna riesce a battere Vujovac. Intanto Bonassi dall'altra parte, grandissima rete. Merano in velocità, Andy Stryker tutto solo sui 6 metri. E Andy Stryker va a colpire ancora. Bellissima reazione del Merano, una volta subito il gol. In rimessa veloce, sono andati subito a segnare. Intanto Bonassi dall'altra parte. Pallone dato in mano direttamente a Luca Stryker che può andare tutto solo. E Luca Stryker fa meglio del suo compagno e va a depositare in fondo alla rete. Massimo vantaggio Merano. Bonassi. Santilli,
scarico all'ala ed è rete di Bartoli. Coelho intanto, Coelho uno contro uno va a segnare. Coelho un po' in ombra in questo inizio partita. Coelho questa volta aveva saltato Barbieri. Petricevic intanto, Coelho, ancora Petricevic, ammonizione intanto per Santilli. Può riprendere il gioco Merano col doppio pivot. Coelho uno contro uno, Petricevic, ancora una volta Petricevic, scarico per il pivot, questa volta Andy Stricker non è pronto. Bortoli in contropiede, Bortoli tutto solo e va a accorciare ulteriormente il divario tra le due squadre. Dall'altra parte Stricker e Bujovac gli dice di no. Aveva provato di nuovo a rispondere subito al Merano, ma intanto ancora una volta Pedretti tutto solo e Meletti risponde presente. Coelho, scarico per Andy Stricker, intercettato, ma ancora una volta grandissima parata di Meletti. Campo che è stato asciugato, il gioco può riprendere. Petricevic, Luca Stricker danza via la difesa del Secchia e va a depositare in rete. Bellissima gol del capitano. Intanto Santilli trova l'uno contro uno all'ala, non c'è spazio. Oleari intanto cade a terra il pivot, l'arbitro estrae un cartellino. Ammonito, se ben visto bene, Freund. Bonassi, Oleari, passi di Oleari, Merano che recupera il pallone, Stricker in velocità sotto le gambe di Bujovac, Merano che allunga ancora 9-6. Versakov, Bonassi, Oleari, Bonassi, Garau appena entrato in campo, altro giocatore esperto oramai, Bonassi, provano ancora per vie centrali, non c'è spazio, poi all'improvviso tira Versakovs, Meletti è attento ed è già la quinta parata per il giovane portiere meranese. Intanto Luca Stricker con un passaggio improbabile, per non dire impossibile, palla che scappa via,
tanti errori in questo frangente. Santilli, Oleari. Ancora Bonassi, prova a trovare uno spazio, si alza il braccio del passivo, difende bene il Merano in questa azione. Ancora Bonassi, tutto chiuso. Ora deve andare a concludere, sarà lo stesso Bonassi a provarci e Meletti è attento sul suo palo. Petricevic, Coelho, ancora Petricevic. E ora due minuti inevitabili per Giovanardi. Aveva fermato da dietro Petricevic. Quando ferma il tempo, mettilo. Perché non. Merano ora che può giocare la sua prima superiorità numerica. Vedremo come i ragazzi di Jürgen Prantner affronteranno l'attacco. Salegai, Coelho, Luca Stricker, scarico per Gai, difficoltà di controllare il pallone, in qualche modo riesce a scaricare avanti. Ora azione confusa del Merano, Petricevic, Gai trova forse un varco, anche no, si alza il braccio del passivo, qualcuno deve prendersi la responsabilità di andare al tiro e Petricevic è qui per questo. Questi sono i suoi gol quando c'è da prendersi la responsabilità. Il centrale montenegrino si alza e tira. Merano 10, Rubiera 6, massimo vantaggio per il Merano. E ora in campo col numero 3 il capitano del Secchia Rubiera, Andrea Benci. Andrea Benci che a inizio carriera aveva calcato questo campo con la maglia del GS Merano. Intanto time out Rubiera. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Ha voluto ridisegnare il suo attacco. Ha rivoluzionato anche la squadra, tanti uomini nuovi in campo. Il Secchia Rubiera, che nonostante qualche giocatore d'esperienza è ancora una squadra in rodaggio nella massima serie. Sicuramente Merano è uno dei campi in trasferta più difficili da espugnare. Intanto si alza il braccio del passivo, subito dopo il time out. Difesa molto bene di Coelho, Meletti da porta a porta, Meletti! E corona così il suo inizio eccezionale di partita con una rete da porta a porta. La scelta di Jürgen Prantner di schierarlo titolare sta dando i suoi frutti. Non solo grandi parate, ora addirittura il gol del più 5. E un'altra palla persa per il Rubiera. Petricevic intanto, Coelho tutto solo e va a depositare il pallone in fondo al sacco.
Merano che va a doppiare Rubiera 12-6. Intanto nei Diavoli Neri è entrato anche Berglind, il giocatore svedese arrivato quest'estate per dare maggiore sostanza alla difesa del Merano. E un altro pallone recuperato e un'altra parata di Meletti. Incredibile inizio di partita del giovane portiere meranese. E Merano che ora sembra in totale controllo della partita. Guelio intanto. Gai. Petricevic. Petricevic scarica sul pivot, ma c'è un fischio dell'arbitro. Berglind si alza, Coelho. Kujovac dice di no, ma c'è un fischio dell'arbitro. Rigore e 2 minuti. Punizione forse anche un po' eccessiva. Rigore ci può stare, i 2 minuti. Ma tant'è. Dalla linea dei 7 metri si presenta il capitano Luca Stricca. Fischio dell'arbitro, una finta, un'altra finta e poi pallone schiacciato a fianco al piede d'appoggio. Merano che allunga ancora, più 7. Bonassi, Giovanardi. Garau litiga col pallone, mantiene il controllo. Penci, Bonassi, Giovanardi. Tutto chiuso, il Merano sta difendendo benissimo in questo frangente. E Bonassi però da lontanissimo trova una grandissima rete. Finalmente riesce a sbloccare il Rubiera che era fermo da diversi minuti sulle 6 reti. Coelho. Cadono qualche giocatore. Ancora Coelho. Tutto libero. E questa volta sì, rigore e 2 minuti. Fallo da dietro di Bortoli. Sta abbastanza scomposto. Si va a scusare il numero 2 di Rubiera. E ora partita che diventa ancora più in salita per la neopromossa. Sotto di 6 reti con 2 uomini in meno e rigore contro. Ancora Luca Stricca, una finta, un'altra finta e rete. Merano 14, Rubiera 7. Ora Rubiera dovrà attaccare per 20 secondi con la doppia inferiorità numerica. Giovanardi butta via il pallone, lo va a recuperare Bonassi. Penci. Ancora Benci, Giovanardi, Benci si alza il braccio del passivo, rientra intanto un uomo, ora deve andare a concludere il Rubiera, ci prova il capitano Benci, c'è stato un fischio, una sirena.
stato un suono della sirena, si è azzerato il cronometro, quindi cercherà di, un arbitro va a parlare con i commissari di gara, cercherà di riportare il cronometro al minuto esatto, e quindi un'altra possibilità per Andrea Benci, braccio del passivo che ovviamente rimarrà alzato, quindi Rubiera dovrà andare al tiro immediato. È ancora tutto fermo. Ancora qualche problema al tavolo. Dovrebbero rimanere ancora 10 minuti da giocare in questo primo tempo. E così è. Vediamo che l'arbitro, facendo che è il cronometro a posto, si può riprendere col tiro per Rubiera. Rubiera prova ancora Andrea Benci. Andrea Benci e Meletti è già lì. Ennesima parata per il numero uno in maglia blu. Petricevic, grandissimo passaggio per Nathan Gai. E Nathan Gai va a schiacciare sul primo palo. Quest'anno il non facile compito di non far rimpiangere Leo Prantner, partito alla volta della Spagna. Garau, Bonassi, ancora Bonassi, Giovanardi, Benci prova lui, Santilli, tutto chiuso, Merano sta difendendo benissimo, prova Bonassi di nuovo da lontanissimo, intanto Meletti un lancio da tutto il campo che controlla Visentin, ottimo rientro del Rubiera. Berklint, Petricevic, Salegai, ancora Berklint, Petricevic, si alza il braccio del passivo, dietro la schiena per Cascone, fermato in maniera energica la difesa del Rubiera, braccio del passivo che rimane alto e Berklint si presenta così, la sua prima rete alla Black Devils Arena. È un grandissimo gol. Merano ha più 9. Pedretti, Santilli, Giovanardi, Benci, Bonassi, ancora Benci. Scarico per Garau, Giovanardi, uno contro uno, scarico al pivot, tutto chiuso. Berklint intanto, Petricevic scivola il pallone dalle mani del centrale montenegrino. Garau intanto salta Coelho e va a colpire il palo, anche sfortunato Rubiera. Siamo già dall'altra parte con Gai che salta secco Giovanardi e va a depositare in rete, bellissima rete di Nathan Gai. E ora Merano in pieno controllo della partita, più 10 ancora prima di finire il primo tempo, una partita già incanalata. Oleari intanto muove il tabellino per il Secchia Rubiera. Berklint intanto ancora una grandissima rete per lui. Sta trovando un'amalgama con i suoi compagni.
un giocatore sicuramente con un'imponente presenza fisica. Oggi intanto Giovanardi, ottima finta che elude tutta la difesa del Merano, va a segnare la nona rete per il Rubiera. Petricevic, Coelho, ancora Petricevic, passi di Petricevic, dice l'arbitro. Intanto non se ne capacita Petricevic, sembrava avesse palleggiato, ma non è di questo avviso l'arbitro. Secchia che prova a rendere meno pesante il passivo. Con Benci, Giovanardi, Oleari. Ancora Benci, prova a cercare il pivot, tutto chiuso. Prova Pedretti, tutto chiuso e c'è anche un due minuti per Berklind, che ha trattenuto la maglietta, quindi 9 metri per Secchia Rubiera e Merano in inferiorità numerica. Tanto ci segnalano che c'è qualche problema con la grafica, quindi ricordo il risultato: Merano 18, Rubiera 9, quando mancano 4 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Merano sotto di un uomo, prova a giocarsi così la superiorità numerica al Rubiera con Giovanardi, uno contro uno, Giovanardi, palla sotto il 7, Merano 18, Rubiera 10, prova a rendere meno pesante il passivo. Quando mancano 4 minuti alla fine del primo tempo, Jürgen Prantner decide di giocarsi il time out. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. È in ritardo. Però quando metti la fai imposta, sì, di là non mi sento. Lo so. Dovresti dire qua una frase, quello del fuori e posto e basta. Non devi toccarmi in dado. Luca, devi solo fare. Squadre che rientrano in campo, disegnato l'attacco Jürgen Prantner. Vediamo anche il giovane Alex Freund col numero 22 in campo in questo frangente. Vicentin, Coelho, Guy, Cascone, Freund, Petricevic e due minuti questa volta Oleari. Partita che non sembra per niente cattiva, ma gli arbitri stanno dando due minuti a destra e a sinistra. Reazione estremamente severa quella dei
due direttori di gara. Ora l'arbitro va a parlare col tavolo, forse ancora qualche problema con il cronometro. Dovrebbero mancare 3 minuti alla fine del primo tempo. Dovrebbe essere tutto pronto. Forse anche no, adesso il tavolo richiama l'arbitro. Ancora problemi. Questo primo tempo infinito. Non si riesce a concluderlo. Intanto ne approfittiamo per salutare i tifosi fuori che non sono potuti entrare allo stadio col maxi schermo depositato fuori dalla Black Devils Arena, che stanno seguendo la partita all'esterno. Niente, il gioco non vuole riprendere. Ancora conciliavolo tra l'arbitro e il commissario di gara. Sinceramente non abbiamo ancora capito il motivo, in quanto il tabellone è stato aggiornato adesso. Mirano che sembra in totale controllo di questa partita. Secchi Rubera che comunque dovrà ancora fare un po' la conoscenza della massima serie. Dopo aver perso la prima giornata, anche la seconda non sembra incanalata nel migliore dei modi. Ma il campionato è ancora lunghissimo, ci sarà modo di rifarsi. Tanti giocatori di qualità e di esperienza nelle file dei rossoblù, mentre per il Merano una partita tutto sommato in controllo, guidati dalle grandi parate di Meletti. Il Merano oggi non ha trovato spazio Max Prantner, un po' acciaccato, forse Jürgen Prantner non vuole rischiarlo, anche perché con Coelho hanno una più che valida alternativa. Ora l'arbitro ha coinvolto anche i due allenatori. Ancora l'arbitro, cerchiamo di capire cosa sta dicendo, ma sembra che si possa riprendere. Cenno d'intesa con i due allenatori. Ecco, l'arbitro alza il braccio, dovrebbe essere finalmente tutto pronto per ripartire. E finalmente può ripartire il gioco per questi ultimi 3 minuti di questo primo tempo. Freund, Coelho, Petricevic, e c'è la parata di Salati
Simone Salati è entrato al posto di Vujovac. Giovanardi, Garau, ancora Garau, gli scappa il pallone, lo recupera, ma Meletti ancora una volta a dire di no. Primo tempo da incorniciare per il numero uno meranese. Quello, Petricevic, Visentin, pallonetto che sibila a lato. La pausa un po' sconcentrato le due squadre. Che ora attendono solo il suono della sirena per andare negli spogliatoi a riorganizzare le idee. Penci intanto. Giovanardi, Garau, ancora Benci, si alza lui, Murato, recupera Freund, Petricevic, senza fretta per Coelho, Coelho, Merano 19, Rubiera 10. Secchia che prova a tenere il pallone, non riuscirà ovviamente a tenerlo fino alla fine del primo tempo. Giovanardi, Benci, Benci si alza lui, ancora una volta Murato, Benci il più veloce di tutti a recuperare il pallone, Visentin che scarica Freund, questo è Petricevic, non ha fretta Petricevic, vuole organizzare l'attacco. Ora Petricevic lascia il posto a Berglind, terzino svedese, ora probabilmente si prenderà lui la responsabilità dell'ultimo tiro. Coelho, Freund, Coelho, Berglind, eccolo, ed è lui che, siccome preannunciato, si prende il tiro. Merano ritorna a più 10, non mancano 15 secondi alla fine del primo tempo. Giovanardi, finta sottomano, Penji non se la sente di tirare, è stato murato due volte. Garau da un angolo impossibile, Meletti gli dice di no. Berglind, Freund, Berglind da centrocampo, Murato, e si chiude così questa prima frazione. Merano 20, Rubiera 10, squadre che vanno negli spogliatoi e noi ci sentiamo tra circa 10 minuti. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse e Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse e Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero.
In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse e Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse e Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Con Sparkasse e Auto, il noleggio a lungo termine, ho tutte le spese comprese in una comoda rata mensile. Noleggio a lungo termine Sparkasse e Auto. Tanti vantaggi, nessun pensiero.
Rinizia il secondo tempo. Merano che riprende la partita sul più 10. Vediamo se Secchia Rubera avrà la forza di riaprire questa partita che sembra ormai chiusa. Tanto forze fresche nei diavoli neri, a ruolo di centrale Arndon Valdor. Berglind. Dornwalder prova lo sky col pivot, recupera palla a Rubiera, si distende in contropiede con Garau. Garau esterno della rete, dà l'illusione del gol, ma palla che si spegne sul fondo. Siamo già dall'altra parte con Freund e tiro dai 7 metri e 2 minuti per Bortolotti, se abbiamo visto bene, e tiro dai 7 metri per il Merano. Si incarica della battuta come sempre il capitano Luca Stricker. Ancora il fischio dell'arbitro, una finta e palla nell'angolino. Fischia ancora una volta l'arbitro che blocca ancora una volta la partita. Ha ancora problemi col cronometro. Sicuramente è il cronometro il peggiore in campo di questa partita. Giovanardi, Penci, scarico con Santilli, Penci. Rientra il portiere intanto. Penci non trova spazio per il suo compagno, si alza il braccio del passivo. Scarico per Garau all'ala e Martelli entra anche lui in partita. Durvalde intanto butta via il pallone. Avvicendamento tra i pali del Merano. È uscito l'ottimo Meletti, al suo posto Lorenzo Martelli, che si è presentato nel migliore dei modi. Penci, Santilli, ancora Penci, Giovanardi, Rubiera che fa estremamente fatica a trovare la via del gol. Si alza ancora una volta al braccio del passivo. Oleari prova il tiro e trova anche una gran rete. Tiro della disperazione di Oleari, che è riuscito comunque a depositare la palla in fondo alla rete. Dornwalder, scarico per Gai, Gai dall'ala, esterno della rete anche per lui. Ora tanti errori da una parte e dall'altra. Penci, Giovanardi, Oleari, Garau. Serie di incroci ma senza attaccare la porta. Poi Garau prova a trovare un tiro da un angolo impossibile, troppo facile per un portiere come Lorenzo Martelli. Intanto Berklin dall'altra parte, scarico per Gai, questa volta non se la sente, decide di ricostruire, chiama lo schema Dornwalder. Serie di scambi. Andy Stricker sotto le gambe e quarta rete per lui. Tanto Benci sotto mano, è più un passaggio a Martelli che lancia in velocità Coelho. Coelho
bel gol di Coelho. Ancora un cambio nelle file del Rubiera, tutti i giocatori stanno trovando spazio in campo. Oramai anche il risultato permette di sperimentare per i due allenatori. Benci. Oleari, ancora lui, sicuramente il migliore dei suoi. Coelho intanto tutto solo, troppo facile per un giocatore della sua esperienza depositare fondo alla rete. Serie di incroci, ancora Oleari, Giovanardi, trascinato a terra da Dornwalder che si prende i due minuti. Ingegno in questo frangente il numero 24 del Merano. Fallo più vistoso che cattivo, l'arbitro era lì, non ha potuto fare altro che dare i due minuti. Penci. La palla finisce in gol, ma dopo un rimpallo l'arbitro lo annulla. E dunque il risultato rimane inchiodato sul 24-12. Berglind, Stricker, Luca Stricker, Guy, Coelho, Berglind, Luca Stricker, Murato, Luca Stricker recupera il pallone e con un pregevole pallonetto va a depositare la palla in fondo al sacco. Siamo già dall'altra parte con Oleari e Martelli dice di no anche a lui. Ora calano anche i ritmi, nessuna delle squadre ha necessità di spingere. Stricker. Ancora Luca Stricker. Va a segnare, ma c'era stato un fischio prima dell'arbitro. Rete non convalidata, tutto da rifare. Ancora 10 secondi di inferiorità numerica per il Merano. Stricker. Ancora Stricker. Ed è una bellissima rete di Luca Stricker. Giovanardi prova a superare Berglind. Una differenza di peso tra i due giocatori. Oleari, Giovanardi, Penci sotto mano. Non riesce a trovare la via del gol Andrea Benci. Tanto Coelho
scarico per Andy Stricker, Andy Stricker tutto solo, quinta rete. Sesta rete, mi correggo. E time out Rubiera. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Oramai è una partita che ha poco da dire. Penci, Penci, e ancora una volta Martelli gli dice di no. Mirano che continua comunque a spingere con Berklind, Berklind e Salati stavolta neutralizza la conclusione del terzino svedese. Scappa il pallone dalle parti di Coelho, tutto solo. 28esima rete per il Merano. Ancora Benci, Bonassi e Martelli che dice di no. Coelho, scarico per Freund da solo sui 6 metri, tiro con un po' di sufficienza. Tanto ha provato la conclusione Barbieri, palla che non ha trovato il bersaglio. Berklind, Coelho, Dornwalder, sfondamento da parte di Andy Stricker. Bonassi, Penci, ferma il gioco. Ennesima palla persa da parte di Rubiera. Dornwalder, Berklind, Dornwalder, salta un avversario, scarica l'ala, Freund, Freund, e questa volta pallonetto morbido, morbido. 29esima rete per il Merano, e ora anche un po' d'accademia. Penci, Barbieri, Barbieri scarico all'ala, tutto chiuso.
Ancora Barbieri prova a sfondare per vie centrali, non facile da quelle parti. Si alza il braccio del passivo, bisogna andare a concludere. Malinteso tra Penge e Bonassi. Bonassi tiro, Martelli c'è. Intanto time out per Jürgen Prantner. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Suona la sirena, squadre che rientrano in campo. Ancora 17 minuti alla fine di questa partita. Berglind, Dornwalder, prova lo scarico, tutto chiuso. Ancora Dornwalder, Murato, Berglind, Bonassi in velocità, Penci prova a scaricare per il pivot, litiga col pallone Patroncini e palla che ritorna tra le mani dei Diavoli Neri. Dornwalder prova un passaggio improbabile, Merano che rimane in controllo. Scarico per Visentin, Visentin traversa piena, Cascone recupera il pallone, anzi no, è stata la linea, palla che ritorna in possesso dei rossoblù. Quando siamo giunti a metà del secondo tempo, ultimi 15 minuti di gioco, risultato inchiodato sulle 12 reti per il Rubiera e ancora una volta una palla persa. Berglind. Dornwalder prova a organizzare l'attacco del Merano. Guy. Berglind. E con l'aiuto del palo un po' fortunato, il giocatore svedese va a trovare la sua quarta marcatura. Bonassi, ancora una volta palla che rischia di scappare via. Oleari prova a scaricare per il pivot,
trova invece un contatto. Oleari, Martelli ferma il pallone esattamente sulla linea e poi lancia a tutto campo. Ottimo rientro di Andrea Penci, ma spreca tutto Oleari con un passaggio e dall'altra parte è Durnwalder a buttare via il pallone. Ora fase molto molto confusa del gioco, le squadre oramai pensano già alla prossima partita. C'è solo da portare al termine questi ultimi 13 minuti, poco più che un amichevole oramai. Penci intanto, Oleari recupera palla Gai che prova a lanciarsi in contropiede, infrazione di passi. Oleari, Benci, Bonassi e finalmente sblocca il tabellino per il Rubiera che era oramai inchiodato da tantissimi minuti sul 12. Ora tredicesima rete per il Rubiera che è ben lontano da riaprire questa partita, almeno ha ritrovato la via del gol, e anche due minuti per Berglind. Ora il Merano con una formazione giovanissima in campo, ad eccezione del pivot Cascone, e se vogliamo di Luca Stricchia, che comunque sicuramente vecchio non è, tutti i ragazzi di 20 anni in campo. Con Visentin, Durnwalder, Freund, Guy. Bacino del Merano è immenso, possono pescare un sacco di giovani. Proprio oggi al palazzetto c'è stata la giornata delle porte aperte. Prima della partita tanti bambini hanno potuto provare a giocare a pallamano. Intanto Durnwalder mette anche il suo timbro su questa partita. Palla che non la prende nessuno. L'arbitro fa ripetere la rimessa in gioco. Merano, nonostante il vantaggio, continua a giocare senza portiere, l'inferiorità numerica. Ancora 40 secondi di inferiorità numerica. Cascone, Durnwalder, Stricker, uno contro uno. Stricker, un missile sotto l'incrocio dei pali. Intanto scarico dall'ala. Tutto solo, Petroncini non è andato al tiro, anzi ha passato all'avversario. Gai non ne approfitta in contropiede. Ora tantissimi errori da una parte e dall'altra. E a proposito di errori, Oleari passa direttamente al commissario, rimette in gioco la palla al Merano, Visentin tutto solo. Ora francamente è anche difficile commentare questa partita.
più 20 per il Merano. Penci, Oleari, Penci, Giovanardi. Oleari, Penci, si alza Penci e ancora una volta Martelli, oramai è una guerra tra i due, che sta stravincendo il portiere meranese. Dornwalder, Stricker, Gai dall'angolo, traversa piena, è ancora un po' di mancanza di concentrazione di Gai, che aveva tutto il tempo per andare a concludere. Ora Bonassi e palla passata a Coppola, ora anche il terzo portiere del Merano in campo. Portieri del Merano protagonisti di questa partita. Quando mancano 8 minuti e mezzo alla fine della partita. Ancora incomprensioni del Rubiera, che ha tante cose da registrare. Si alza anche il braccio del passivo. Benci va a conquistare un tiro dai 9 metri. Oleari, Cascone, gli ruba il pallone, anzi no. Braccio del passivo che rimane alzato. Non riesce a concludere il Secchia Rubiera. Tiro ora di Oleari alle stelle. Stricca decide di rallentare il gioco. Ora ancora esperimenti, ora centrale Felix Freund. Ora contropiede Petroncini e questa volta fa meglio, trova il gol. 14esima rete per il Secchia Rubiera. E Freund fa tutto bene tranne il tiro, che colpisce l'esterno del palo. Penci e finalmente trova anche la sua prima marcatura. Vicentini intanto, fase molto molto confusa del match. Petroncini e parziale di 3-0 del Rubiera. In meno di un minuto 3 gol del Rubiera. Merano che ora definitivamente mollato. Intanto probabilmente sentirete boato del pubblico per l'esordio in Serie A per Gabriel Mauberger, figlio d'arte, che oggi può festeggiare la sua prima presenza coi Diavoli Neri. Freund intanto, tiro, palo pieno, palla per Cascone che è bravo a ribadire in rete. Ultimi 5 minuti di gioco. Bressano pareggia. Manca
Tanto tiro dai 7 metri sarà incugnato Bonassi. Va la battuta Giovanardi. Una finta e Coppola dire di no. E quindi anche il terzo portiere del Merano protagonista di questa partita. Sicuramente i tre portieri del Merano i migliori in campo. Mauberger, Berglind, Berglind ancora lui, si alza, tiro, traversa. Well, anche cambio in porta per Rubiera, in porta Mattia Rivi. Giovanardi, Bonassi. Ancora un'incompressione tra i giocatori maglia rosso-blu. Gai in velocità. Nathan Gai e va a trovare la sua terza marcatura. E la 35esima rete per il Merano. Ottolotti rimette in gioco Bonassi. Ancora Benci. Giovanardi, Giovanardi, Benci, palla recuperata dal Merano, anzi no, è stato un fischio dell'arbitro. Ultimi due minuti di gioco. Giovanardi, bellissima finta e bel gol. 17esima rete del Rubiera. Ora infrazione di passi di Luca Stricker, contropiede di Garau, Garau tocca a Coppola ma non può impedire al pallone di entrare in rete. Dunque un pochino meno pesante il parziale da parte del Rubiera. Quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, Mauberger prova a trovare Gloria, Stricker, Freund, Berglind, Berglind, Mauberger trova il tiro e dice, Rivi gli dice di no, peccato, avrebbe potuto guadagnare il suo esordio con una marcatura. Intanto Patroncini trova una gran bella rete. Trenta secondi al termine. Luca Stricker, Felix Freund, tiro e rete anche per Felix Freund. Giovanardi prova il tiro, fermato dallo stesso Freund. Benci, Bonassi e finisce qui. Si conclude così la partita. Merano che ha dominato in lungo e in largo
questo incontro. Fin dai primi minuti i Diavoli Neri sono riusciti a imprimere il loro tempo, la loro velocità. Secchi e Rubiera da rivedere, avranno modo di rifarsi in questo campionato. E dunque, su queste immagini di festa da parte dei giocatori del Merano possiamo chiudere. Da Merano è davvero tutto. Merano batte Rubiera 36-19. Un saluto e un ringraziamento da Luca Boninsegna. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.